sperato. Ho sperato che un missile dell'Ucraina arrivasse sopra la nostra casa. Perché non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più ad andare avanti così. Per Antonella e Maurizio la paura di essere uccisi vive in casa con loro. Le minacce, gli abusi, gli insulti, le percosse arrivano dal figlio, trentenne. Se non ti ammazzo io ti faccio ammazzare, perché conoscenze ne ho. Io non ho niente da perdere, vi faccio ammazzare. E a te, dice a mio marito, ti faccio a pezzi e ti metto su un sacco nero. Lo hanno denunciato più volte. Nel 2020 hanno ottenuto il primo divieto di allontanamento per maltrattamenti in famiglia. Fisiche, tipo di aggressione? Aggressioni fisiche anche, pugni, schiaffi, spintoni. L'ultima volta mi ha spintonato perché voleva rubarmi il portafoglio e le chiavi della macchina, perché voleva vendere la macchina. Lo scorso 21 febbraio il figlio viene messo agli arresti domiciliari a casa di un amico. Un sollievo durato solo 2 settimane. Il 6 marzo arriva la notizia shock per questi genitori disperati. Il giudice lo ha scarcerato e lui è piombato di nuovo in casa loro. L'incubo è ricominciato. Avete sbagliato a mettervi contro di me. Ma questo qui lo liberano? Ma come si fa? È andato tutto a tacere così. Un figlio adottivo da sempre problematico che hanno cercato di aiutare in ogni modo. L'aggressività dell'adolescenza però è mutata in qualcosa che loro non riescono a gestire. La doppia personalità a casa si trasforma. Io ho sempre detto, guardate che come Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Soldi, soldi, soldi. La tossicodipendenza e il bisogno costante di denaro lo hanno reso ancora più pericoloso. E noi abbiamo paura? E non sappiamo neanche se stare in casa, vedete che anche voi ci dovete fare questa intervista fuori casa, perché lui è a casa e non si potrebbe assolutamente fare. Vivono con il terrore costante di essere uccisi, che è più forte della paura di esporsi per chiedere aiuto. Non posso accettarlo. Le lacrime di Antonella e il senso di impotenza di Maurizio sono il fermo immagine della loro disperazione. La nostra vita è fatta sempre di paura, noi siamo sempre in uno stato di agitazione perenne. Basta che sentiamo lui come apre la porta. Se lui apre la porta con la maniglia che fa crum, allora vuol dire che c'è una giornata che non va bene. Con le minacce lui non scherza tanto. Lui tirava i pugni su per il muro perché si è spaccato le nocche per farsele più dure. E lui quando ti dà un pugno, lo senti, eh? Gli ha dato anche dei pugni. Sì, certo. Lui mi ha alzato da terra con la ciocca di capelli, è andata a finire i carabinieri, ma mi ha dato un pugno che pensavo mi avesse sfondato l'orbita. L'abbiamo tanto anche perdonato, perché dicevamo ma se andiamo poi lo roviniamo, ma così ma colà. Dopo quella volta lì ho detto no, adesso andiamo in pronto soccorso, e quando mi hanno chiesto loro pensavano che fosse mio marito che mi picchiava. No, ho detto è mio figlio che mi picchia. Aggressioni fisiche, perché lui è capace di venire lì, affrontarti, guarda io sono come una roccia, te non mi puoi fare niente. Poi se la prende con l'Antonella, l'ultima volta hai dato un spintone e è andata su per la porta finestra. E questa è quotidianamente la nostra vita. Mi sento uno schifo. E mi fa male che non abbia comprensione per suo papà, che sta molto male. E anche quando sono al lavoro ho paura per mio marito, perché è a casa con lui. Bisogna provare. Se sono alla fermata dell'autobus che lo vedo passare, che magari lui torna a casa con l'altro autobus, lo chiamo e gli dico guarda che sta arrivando, perché così almeno è preparato. Quando lui è a casa, noi per paura andiamo in camera da letto, ci rifugiamo là. Noi non lo vogliamo più a casa perché abbiamo il terrore. Aiutateci per favore, aiutateci per prima che nostro figlio ci uccida, prima che nasca, succeda qualcosa di irreparabile. Portatelo via, fatelo allontanare definitivamente.